per i soldi. Vai. Battuta. Perfezione assoluta. Sì, va bene, già. Ha staccato, lui è al centro del campo. Bravissimo Ilaria.
vedi quella rocca alta, vai vicino a rete, come farà a fare una rocca a fondo campo? Brava. Quanto siamo? 17-6. Perfetto. Che errore in battuta. Non venire qua. Ilaria, ti mando via. Sai che lo faccio. Bravissima Erika. Martina, un attimino devi stare attenta, perché tu anche lì, l'Italia stava staccando e tu eri così. E cioè, qualunque pallone di lancio è punto, per forza, non sta giocando da sola. Fallo. Passa sulle gambe, al limite ti butti anche in terra in ginocchio. Aumenta il tuo tempo per difendere questo pallone. Grazie.
la porta verso di sé perché poi si deve allargare, quindi aveva senso, aveva. Però tu devi stare vicino, perché lei è andata bene con questa ricezione. Centro del campo, hai le diagonali di attacco peggiori, dovresti stare più larga per avere tutta la parte in cui attaccare lui. Vicina! Erika, lì dovevi un attimino saltare, se non altro per controllare che la palla fosse di là. Al limite non la toccavi, però così non serve a niente. Bellissimo attacco, bellissima difesa. È rimessa bene Martina, il tuo solito problema è che non controlli le braccia. Io non so come funzioni da te. Bellissima battuta, brava italiana che ha visto che Ilaria era sotto rete. Cosa ci stava a fare non si sa. Era l'ultimo tentativo di battuta di rete. Ha fatto benissimo, ha fatto bene, era imprendibile per lei. E questa dimostrazione che non ha capito cos'è che ha sbagliato. Se una palla sulla riga ti hai fatto un mezzo centimetro indietro, secondo me non va bene, cioè al massimo mi farò fare palla corta. Bravissimo, è eccessivo, perché tutta questa extra d'azione? Lo tiravi dritto a fondo campo e avevi già il tuo punto migliore, perché ti ripeto, sei rimessa così bene in quell'alzata lì, qua avevi già il punto più semplice del mondo, era già tuo, potevi perderlo solo te. Quindi andiamo qua, eh? Certo. Chi è che ha vinto ora? Mica è la partita. Li sto scrivendo io! È Dio santo! Madonna! A 14 però prima. No, 21. No, hai capito, ma le altre. 17, 21. A posto. Ottimo attacco! Erika, il tuo discorso del cut, devi prenderla più in basso per dare forza al pallone. Nessuna forza mentre salta di dare anche un colpo col baga, è impossibile. Non prendi la forza di nessun appoggio. Far ricevere, per voi sbagliare la battuta è gravissimo, perché loro non fanno neanche fatica, è un punto diretto grave.
Cristina, piegare le gambe aiuta il gioco, giuro su Dio. Okay, so che non te la, magari non te l'ha mai detto nessuno, ma piegarle, guarda, è la differenza tra giocare e non giocare. Se la palla la tiri in bagger non devi sbagliare, la tiri di qua al centrocampo e loro la rigiocano, tanto punto in bagger non si fa. Un passo, Vitaliano, non ti buttare. Ottima battuta però, Martino. Bellissimo. Bella palla, Erika! Bravissima! Sei sempre troppo corta, Ilaria. Bravissima, Martina! Perfezione assoluta! Quando l'alzata invece che d'attacco con quelle braccine lì e tutta con le gambe è facile attaccare. Sembrano tutti forti. Errore di fila, non fare due volte di fila lo stesso errore. Dritti piedi di ricezione. Erika, mani alte, prendi quel pallone, non fare questi gesti orribili. Passo indietro, mani alte e difendi la palla. Doppio errore in battuta. Non esercitate mai pressione sulla loro fase di ricezione. Brava! Brutto attacco! Le braccia! Sei in piedi Erika! Giusto! Bellissima, ora ci siamo. Infatti non devi rischiare la battuta, perché sei in vantaggio, sono loro che devono uscire dalla merda, non tu riportarle buone. Perciò fagli uscire dalla merda perché loro ricevono, non perché tu sbagli la battuta, è l'esatto opposto.
ragazzi, però se giocate due difensori qualcuno deve coprire il centro del campo, che ci finisce il 90% dei palloni. Non dovrebbe finire lì. Lo so, ma se uno è lì e uno è lì, o è deficiente, o... Cioè, una copre una linea, una copre l'altra, c'è tutto il campo in mezzo, ce la tira anche lo scemo in mezzo. Fermati, vedi che hai fatto tre passi e c'è il quarto che ti porta fuori asse. Fermati, ce l'avevi addosso, eri già perfetta. Questa foga di voler raggiungere il centro del campo senza motivo. Sono impazzite. Bell'attacco, Vitanella, brava. Non dall'altra parte del campo, ti manca un passo. Bravissima. Fermati. Sul fondo del campo, angolo, non lato, sei al centro del campo, non lo puoi neanche colpire quella parte lì. Bel colpo, brava. Sai. Brava Marti, è giusto. Bellissimo. Iaria, è tu la palla lì, se no non ci si fa mai. Penso abbia fatto punto solo lì. Dopo un po' non ci si va, a prescindere, se fa solo punto lì, ragazzi. Di non c'è andare di corpo. Bravissimo italiano. Oh, finalmente. Sì,
hai difeso al centro, girale dietro, non puoi farti dare la palla davanti a meno che non sei molto veloce a allargarti per tagliare in corsa. Finisci per forza di rete perché il colpo vai abbassare in quanto ci vai dritta e invece devi prendere col mancino. Centro del campo, non ti hanno ancora fatto un colpo punto sulle linee, dopo un po' devi adattarti. Appunto, e uno deve stare al centro del campo, fanno punto solo al centro del campo, sulle linee ci tirano solo fuori. Brava Erika! Bella battuta, non le correre addosso. Perché ti sei storta? È molto stupido quello che hai fatto. È rimessa bene. Era già punto tuo. Ma io volevo metterla là. Sì, lo so che volevi metterla, ma devi metterla in linea, non devi metterla in linea fuori dal campo. Fai punto anche un metro dentro il campo, eh. Brava Erika, no! Grande attacco, però sempre a questo punto, qui non c'è nessuno che prende delle misure in merito. Loro tredicesimo punto centrocampo. Tredicesimo. Quanto siete Erika? Quanto? 6-9. 16? Cioè, 13 punti su 16 al centro del campo. Cioè. Bella battuta. Loro battono anche al centro del campo. Tu? No, loro. Sì, porca puttana. Cioè, tu volevo dire le regole. Le regole. Sbagliate la palla, la battuta, cercate il centro del campo piuttosto. Se la palla ruota da sinistra è difficilissimo attaccarla. Deve essere piatta da sinistra, soprattutto per chi non salta. Tieni il braccio alto per colpire la palla bene in alto, non lo abbassare per caricarla. Seguire per dargli forza, se tu la tocchi apri le mani, perde forza per forza. Gira.
Fai un passo, Erika, ti ha tirato la palla addosso. La Nocchese vince. La Nocchese spacca. Brava Ilaria. Aprici, perfetto. Quando hai le idee chiare, sai. Quando hai le idee chiare, apri vicino al tuo. Colpo, bravissima. Il solito discorso, tu non puoi, perché tu praticamente ti muovi come una giocatrice di 2 metri, ok? Non capisci quanto è successo qua, perché ma tu devi stare con, tu invece quando fai indietro fai, guarda, ti faccio vedere, puoi rivedere il video, ma guarda come hai fatto, guarda, cioè quelle gambe come se tu avessi 2 metri, che quindi stai il braccio raggiungendo il fondo del campo, non sei mai piegato. Non ha mai ragione a bloccare il gioco, non sarebbe mai valido in un federale questa cosa qua, perché blocchi andatemi la mano alzata, se devi fare così, devi fare, se no che io che stai parlando non ti vedo, batta, a me mi importa un cazzo, scusa, se la mano alzata hai ragione te, se no no, c'è poco da discutere. Dio Cristo. Posizionamento. Bella alzata, copri. Bravo! Vittoria, l'abbiamo fatto in difesa, Dio santo. Palla a filo, l'anticipo, la tira dritta, la prendi te. Cioè, sei già lì. Ormai non ci è arrivata perché lei l'aveva la palla. Facevi questo, scendi sul banco. Proprio questo, non di più. Bagger qua l'avevi difesa. 11-9. 15. Sì, 15. 'Chiappette, perché la palla va al rallentatore, ci arrivi. Invece se ti pianti così e non arrivi neanche la palla avanti, prendi. Pensavo però me la mettessi ancora. Ma che, perché pensi? Cioè, tu devi difendere, non devi pensare, ok? Io sono predisposto per pensare, io allenatore. Tu essendo donna, pensare già ti viene malissimo. Vai. Questa è una grande alzata. Si gioca corto, sul fine del set puoi giocare corto, è la cosa più stupida del mondo, siete tutte stanche, tutte dove stanno, vicino rete. Femminile, che ci giochi te, non te lo devo dire io.
No, l'errore quando si raggiunge il break, su. Cosa ti ho detto un nanosecondo fa? Un nanosecondo fa, cosa ti ho detto? Ma l'ho presa male. Ma perché tu hai voluto battere corto di nuovo? 14-16. No, è 14. Esempio da Ilaria, ok? Prendi esempio da Ilaria, che posso dire tutto quello che vogliamo di Ilaria, ma Ilaria è un agonista, lei vuole vincere, ok? Essendo un agonista, lei ci arriva al fatto che se giochi corto, tutti sono corti perché siete stanche e siete donne e siete anche fuori forma. Cosa fa Ilaria quindi? Va tutto a fondo campo, si siede e prende il punto, ok? Hai visto un pallone corto di Ilaria? No, vi fa correre come le disgraziate. Guarda che al fiatone, quelli che sono a vantaggio, è lì che batte Serena, ok? Questo si chiama voler vincere, tu Erika, basta, fine, il tuo l'hai dato, puoi uscire, tanto hai perso. Sì, e ora si va a vincere l'italiana. Abbandona la partita, hai perso tanto, no, che te ne frega, abbandona la partita, hai perso Erika, non puoi attaccare di là, lascia perdere, sono troppo più forti gli altri. Pazzesco, è base di là in campo lungo e si fa punto, come dimmi dell'asilo, non mi riesce, non va il colore rosso, io non ho i pennarelli brutti, oh. Ilaria, finiscile, non si meritano niente. Senza le gambe. Se non vuoi usare le gambe, sdraiati a pelle d'orso, così magari rimbalza bene. Almeno non si fa fatica. No, così è un casino, eh? È rischiato Ilaria, vai contro le tue stesse convinzioni Ilaria. Batti su Erika che con te ripetere non ce la fa più, prendi punto facile. A me non frega un cazzo, va bene? È una buona risposta? Che c'è ancora qualcuno che vuole vincere in questa coppia di merda. Venti-19. Per chi? Noi. Per me erano già 19. 19-18. 19-18. Immeritatissimo, Giulio. Sembra incredibile, ma no, sembra di saper giocare a bisciolle. Perché hai fatto un'occa forte? Fare un'occa, non serve metterla forte, basta mettere a fondo campo. Potevi fare un'occa in rete, effettivamente. Vai. Via, Ilaria, su.
Guardate in faccia, sai. Eccolo lì, eccolo. Tocca a Vitaliana. Siamo 20 pari. 20, 19. 19-20, anzi. 19-20, sì. 19-18 cambio palla, punto. 19-20, ragazze. Ti pari, grande attacco Ilaria, brava. Braccio sbagliato. Dai, leva italiana, un'altra battuta così andiamo. No, così diventa difficile però. Pari. Ilaria, sai cosa fare. Che ha 100% cambio palla, cioè sono due persone diverse. Io però ero giusta lì. Sì, ma devi battere sopra italiana, non su Ilaria. Lo che sbaglio ti costa il match point. Beh, tu ci ridi, magari a Martina non fa piacere perdere il match point. È agitata, perciò mi sa che non vincerà mai. Dopo 40 match point la rete ci sta. Ultimo punto, batte Poletti. Non preoccupatevi, Poletti non ha mai fatto un match point in vita sua. Mai fatto. Questa va in rete. In rete ce l'ha andata.